Mio fratello era il mio fratello maggiore, aveva solo 3 anni più di me. Lo ricordo proprio come il fratello che in qualche modo era incaricato dalla famiglia a proteggermi. Era anche l'adolescente che in qualche modo mi permette di vivere in quel periodo un'adolescenza spensierata. Lui era appuntato dei carabinieri presso la compagnia di Monreale, dove era arrivato nel 1971. Per i giovani carabinieri era un punto di riferimento. Se poteva aiutarli, li aiutava. C'è un cambiamento nel carattere di mio fratello dopo la morte del capitano Emanuele Basile, di cui lui era autista e collaboratore. Ecco, da quel momento in poi cambia tutto. Era molto preoccupato e, come ebbe a riferire a qualcuno che gli aveva fatto la domanda come mai lui non fosse stato ucciso con il capitano, lui aveva risposto: me lo chiedo anch'io, forse questa volta mi hanno voluto risparmiare. Poi quindi inizia questa collaborazione con D'Aleo. Quando è arrivato D'Aleo, giorno dopo giorno capitava che lui accompagnasse D'Aleo, ma senza che lui fosse più l'autista come lo era con Basile. Perché prima di allora sembrava che la mafia non ci fosse, ma in realtà nessuno la cercava, come ebbe a dirmi, voglio dire, qualche collega di mio fratello, no? E il giorno prima, che poi diciamo quindi il 12 giugno, quando lui va via da Balestrate, che è il nostro paese natio, lui esprime questa sua preoccupazione a un mio nipotino di 3 mesi. Cioè, mentre lo abbraccia, lui dice: se io la prossima settimana riesco a riabbracciarti, porterò un cero alto alla protettrice della nostra chiesa, alto come te. Quella sera, la notizia della morte di mio fratello l'ho vista in diretta alla televisione. Vedo una macchina con 3 corpi. E una di queste è quella di mio fratello. Ma lasciando sempre, secondo me, nell'ombra quella che era la vera mafia, la mafia di Monreale. Ancora adesso noi possiamo leggere in articoli di 2 o 3 anni fa la mafia con la Coppola e la Lupara. Non è stata mai scalfita più di tanto dalle indagini. È come una roccaforte inespugnabile la mafia di Monreale. C'è un linguaggio, giusto? Quindi se l'avevano ucciso con la Lupara, mio fratello probabilmente ha detto qualcosa che non doveva dire. Per cui chi l'aveva ucciso lo considerava un infame. Non solo mio fratello non era morto per caso, ma lui era uno dei bersagli. Proprio nel mirino della mafia c'era lui, perché lui aveva permesso di
far procedere in una maniera spedita e abbastanza puntuali le indagini del capitano Mario De Leo, perché gli aveva trasmesso tutto il patrimonio di conoscenze delle indagini di Basile. Io credo che adesso tantissimi ragazzi nelle scuole che ho girato con Libera e senza Libera a nome dell'associazione sanno di questa vicenda. Il nome di mio fratello, il sacrificio, il coraggio di questo appuntato, di un semplice appuntato dei carabinieri, io credo che lo conoscano in tanti.